pensiero anche per noi. Un traguardo importante, avevamo preso l'impegno anni fa di potenziare in maniera significativa la presenza della sanità pubblica nella città di Teramo e la cittadella della salute, soprattutto dedicata alle fragilità, incontrata a Casalena, era uno di questi poli da troppo tempo lasciati praticamente in uno stato di semi-abbandono. Abbiamo presentato i progetti, lavorato a una progettazione seria che è stata ritenuta tale da tutti gli enti interessati, l'INAIL, il Ministero, la Conferenza Stato-Regioni. È stato approvato pochi giorni fa questo finanziamento a Roma e ho partecipato direttamente e personalmente alla Conferenza delle Regioni che ha dato il via libera per questo programma di finanziamenti. E oggi presentiamo appunto al pubblico i dettagli di questo importante traguardo. Ringrazio il direttore generale di Giosia e l'assessore alla salute Verì che attraverso la costante interlocuzione con INAIL e con il Ministero della Salute hanno permesso il raggiungimento di questo importante traguardo.